Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi andiamo a vedere tre esercizi per dare maggiore stabilità alla vostra spalla. Questi esercizi li potete fare tranquillamente a casa con piccoli attrezzi. Secondo me, più li mettete, diciamo, in pratica, e più riuscirete a stabilizzare tutti quei muscoli, tutti quegli stabilizzatori importanti per dare stabilità e solidità alla vostra spalla. Sono tutti quei muscoletti piccoli che agiscono come cuffia dei rotatori per tenere la spalla bene nella sua sede articolare. Ecco, per chi non mi conoscesse, l'invito è di iscriversi al mio canale. Ogni giorno sono qua per pubblicare tanti contenuti per migliorare i vostri allenamenti. Ecco, e poi in descrizione, se cliccate sul mio sito, troverete tanti contenuti anche gratuiti per testare subito dei miei allenamenti e provare un attimino l'efficacia dei miei workout, ma soprattutto delle lezioni che andiamo a fare insieme. Allora, tre esercizi. Allora, uno di questi esercizi che mi piace tanto, lo potete fare quando veramente vi è più comodo. Possiamo andare a fare un plank a braccia distese, ma su un solo braccio. Quindi l'idea è di mettervi a terra. Ecco, la mano rimane sempre bella aperta sul pavimento, leggermente extravotata, braccio disteso, e voi andate a mettere la mano in questa posizione. Ecco, per iniziare potete mettere la mano centralmente, piedi uniti, ecco, piedi un po' più aperti, semplificate il movimento, e mano lungo il corpo o la mano qua. Quando siete più forti potete spostare la mano sotto la spalla, e questo vi assicuro che renderà l'esercizio più impegnativo. Quindi mettete la mano sotto la spalla, piedi in posizione, come se doveste eseguirlo con due mani, e poi da qua mantenete la posizione. Questo è veramente un gran esercizio per dare forza e stabilità alla spalla. Poi possiamo lavorare con un elastico, quindi andare a fare dei military press con l'elastico è ottimo. Potete andare a personalizzare un po' il lavoro sugli arti e quindi andare a fare un military press monoarto. Quindi da questa posizione portate la mano in questa posizione e di qua sollevate verso l'alto, sempre, diciamo, corpo bilanciato. Vi accorgerete che la spalla deve andare a controllare tutti i movimenti nello spazio, dato anche dall'instabilità dell'elastico, e questo è veramente un grande esercizio di rinforzo per i muscoli della cuffia. Un altro esercizio che possiamo andare a fare è un plank a braccia distese su una palla, che poi potreste anche convertire in piegamenti sulle braccia. Anche questo è ottimo. Quindi vi mettete in questa posizione e andate a mantenere il plank. Vi accorgerete che anche in questa situazione con la palla i vostri muscoli stabilizzatori devono controllare bene tutto il posizionamento e quindi vanno a lavorare maggiormente. Quindi plank in questo modo, oppure potete unire e andare a fare un esercizio dinamico come i push-ups sulla palla. Questi sono veramente tre esercizi che mi sento di consigliarvi per andare a migliorare la stabilità delle spalle. Maggiore stabilità delle spalle significa migliori allenamenti, miglior possibilità di crescere anche di spalle, perché è un modo per prevenire infortuni e lavorare anche con carichi più alti, ma sempre in sicurezza. Questi sono i consigli per oggi dal vostro coach. Mi raccomando, seguitemi, come dico sempre, spolliciate. Ci vediamo in un prossimo video, sempre qua sul mio canale. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!